che vengono allevati sono, viene propinata della soia OGM. Poi attenzione, legittimo o non legittimo, in Italia, in Europa, ricordiamo che soprattutto in Italia, proprio il tema degli OGM è un tema sul quale la politica ha scelto in maniera molto chiara, le regioni, i vari governi, persino quello attuale non ha ancora toccato questo argomento. Dunque, aprire il mercato e liberalizzarlo così significa, per esempio, importare molti più prodotti OGM o che fanno però parte appunto, di una categoria. La domanda, che... Morelli, è proprio questa, cioè io consumatore, no? Lo so. Che cioè, lo vedo che c'è scritto Parmesan, non lo capisco nulla, con o senza DTP non cambia nulla, quindi anche se costa di meno non cambia nulla sull'importazione di soia, non cambierà assolutamente nulla. No, però insomma, dicevamo... certo, non cambia nulla perché oramai, grazie al WTO e grazie ai sistemi che qualcuno si è inventato, appunto, purtroppo la soia OGM, il mais OGM, eccetera, eccetera, arrivano da queste parti e purtroppo nei nostri allevamenti vengono utilizzati questi prodotti. Attenzione, uno può anche dirci: io voglio comprare la carne a un euro, un chilo di carne a un euro al supermercato. Benissimo, liberissimi tutti quanti. Ma la politica che ha perseguito l'Italia negli ultimi 100 anni è un po' diversa, appunto. Poi uno ne può discutere, può dire che è una cosa giusta o una cosa sbagliata. Per me è sbagliato. Il tema del Parmesan, sulla quale giustamente la nostra conduttrice ci pizzicava un po', non c'entra un tubo i trattati internazionali, quello è evidente che è una frode di marketing, di puro marketing, e sono a questo punto le leggi internazionali che devono difendere, ma non c'entra, è fuori questo dal ragionamento WTO, non WTO, dai vari ragionamenti che stiamo facendo, perché evidentemente se uno fa il furbo deve esserci una giustizia internazionale che opera. Un altro aspetto che però, e poi mi taccio, che però è assolutamente importante, è proprio quello dell'arbitrato fatto da personaggi che sono non nominati dai governi, rappresentanti dei governi, ma da avvocati che vengono pagati. E quindi, proprio torniamo al ragionamento di prima, il grande che ha tanti soldi e può difendersi meglio avrà l'opportunità di avere avvocati migliori rispetto al piccolo che logicamente non potrà neanche battagliare in un mercato così aperto.